Ciao amici, sapevate che l'insonnia e i disturbi del sonno sono tra i problemi più diffusi in Italia? Io non ricordo più quando ho dormito bene. Eh già, purtroppo succede. Oggi vediamo 3 errori subdoli che ci fanno dormire male e i consigli della scienza per evitarli. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Durante il sonno non si fa nulla. Credere che di notte, durante il sonno, non si faccia nulla a parte respirare è errato. Alcuni si muovono, altri rimangono fermi, ma i processi vitali non si fermano per nessuno. Per esempio, di notte il cervello elabora le informazioni e i ricordi della giornata, mettendoli in ordine per poterli usare in futuro. Il sistema endocrino rilascia ormoni come la melatonina, prodotta dalla ghiandola pineale. La melatonina regola il ciclo circadiano, cioè il ritmo sonno-veglia. Ha un effetto sedativo perché informa l'organismo che è giunto il momento di dormire e riposarsi. La ghiandola pituitaria fa crescere il corpo e ripara i tessuti rilasciando il GH, Growth Hormone, l'ormone della crescita. Quindi, durante il sonno, il corpo fa tutte queste cose e molte altre. 2. Russare fa solo rumore. Russare di notte non è solo un inconveniente che disturba il sonno di chi ti sta vicino. Perché? C'è di peggio? È un disturbo da non sottovalutare. Russare forte e in modo cronico si chiama apnea ostruttiva del sonno, OSAS in inglese, cioè Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Si verifica quando le vie respiratorie si bloccano e creano delle pause nella respirazione. Se l'apnea è prolungata, il corpo si sveglia per prendere fiato, anche se coscientemente non ce ne accorgiamo. Questi continui risvegli involontari disturbano il sonno che non è più riposato. Lo SAS può portare a problemi di pressione alta, diabete, infarto, ictus, obesità. Per questo occorre trovare soluzioni efficaci al problema e non ignorarlo. Prima di vedere il terzo errore subdolo, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro di divulgazione sui temi della salute naturale. 3. Dispositivi tecnologici. Chi crede che addormentarsi guardando la TV o una serie sul tablet sia un'ottima idea? Perché non lo è? Non per il sonno. Come dicevo, per dormire il corpo ha bisogno della melatonina, un ormone che si attiva col buio. La luce blu emessa dai moderni dispositivi blocca la produzione di melatonina, creando la sensazione di avere meno sonno di quanto se ne abbia in realtà. Il corpo è stanco e ha bisogno di riposo, ma la sensazione di essere svegli e ancora attivi, così si dorme poco, male e alla mattina ci si sveglia stanchi invece che riposati. Ho spiegato nel dettaglio cosa succede e come fare per limitare questi effetti in questo video. Il consiglio degli esperti è di non usare TV, smartphone, tablet, eccetera, per almeno un'ora prima di addormentarsi. E cosa faccio? Attività trendy e sane? Molto meglio qualche esercizio di respirazione, un po' di yoga rilassante, oppure la lettura di un libro alla calda luce di una lampada sul comodino. Trovate tanti altri consigli per dormire bene nella mia playlist sul sonno e in descrizione ci sono i link ai miei libri ed ebook per vivere meglio. Dormi bene e vivi meglio!